Ultima chiamata per la Sestese di Dossena al cospetto della capolista che sale a Sesto Calende per il recupero della 19ª giornata, ovvero quella non disputata esattamente un mese fa. Per la Pro Sesto, dopo la vittoria della Sommese sull'Inveruno nel pomeriggio, la chance in caso di vittoria di portarsi a 10 punti di vantaggio sulla seconda, ponendo una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Amici calciofili di WeMatch, un buon pomeriggio da parte di Fabrizio Toiati che grazie alla virtuosa regia di Antonio Riva va a proporvi le formazioni iniziali. Padroni di casa che vedono Chiodi in porta, Comani, Volpini, Folcia e Mura in difesa, Lica, Lorenzi, Bettoni a centrocampo e Mantegazza a suggerire per le punte Pavanello e Marco Mattioni. A disposizione di Giorgio Dossena abbiamo Cascione, Casnici, Giordano, Prandini, Michele Mattioni, Panizzieri e Vieri. Mancuso difende i pali della Pro Sesto, poi Varenna, Rione, Borghesi e Bonacina sono i difensori, Piras, Napolitano, Laribi in mezzo al campo, Cortinovis, Oberto, Emiliano e il Tridente. In panchina col tecnico Melosi abbiamo Bestetti, Palmitessa, Casiraghi, Pastore, Scavo, Yesufu e Damiano. Dirige Renna di Carbonia con assistenti Russo di Seregno e Manara di Cremona. Un altro ex karatese, Borghesi, che lancia direttamente sulla fascia sinistra. Emiliano ci prova con il sinistro. Esterno della rete, comunque pallone controllato da Chiodi. Parte il capitano sul primo palo, sfera girata poi verso la porta da parte di Folcia. Lica il contrasto con Bonacina, attenzione, Bettoni potrebbe esplodere il sinistro. Davvero a un palmo dal palo alla sinistra di un Mancuso impietrito, Sestese vicinissima al vantaggio, minuto 37. Il rinvio di Chiodi e dopo 4 di recupero, direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, poche emozioni, 0-0 a Sesto Calende. Il fischio di Renna, la battuta di Bettoni, svetta Bonacina, Comani avrebbe la possibilità per il destro, debole e soprattutto fuori misura. Ancora Varenna, attorniato da 4 maglie rosse, il lancio è positivo per un Oberto che alza il suo destro. Attaccante classe 89, Varenna un po' in difficoltà su questo lancio di Mantegazza verso Mattioni, si accentra, si fa ingolosire dal destro, occhio al pallone che si impenna, Mancuso comunque. Eccolo ancora Casnici a rinviare, Scavo battuto in rapidità da Lica, sicuramente uno dei più positivi in questa Sestese. Mantegazza, Pavanello ha la possibilità di esplodere il destro. Nel frattempo Piras, tiro cross con Chiodi che devia e poi protesta per un precedente intervento forse falloso da parte di Piras stesso. Cortinovis si inceppa, poi pallone verso Scavo, area di rigore, attenzione, c'è il cartellino e conseguentemente il rigore a favore del Pro Sesto per l'intervento di Folcia su Scavo. Espulsione. Cortinovis contro Chiodi, la battuta in gol, rete di Cortinovis che dal dischetto fa 13 in campionato, minuto 37, Pro Sesto avanti 1-0. Non solo parole ma anche qualche spintone qua in tribuna, intanto si placano non tantissimo gli animi, occhio alla girata di Pavanello sulla battuta di Bettoni, pallone fuori ed è il triplice, fischio da parte del direttore di gara Renna, 1-0, calcio di rigore 37esimo del secondo tempo realizzato da Cortinovis e la Pro Sesto passa anche a Sesto Calende di misura e ora i punti di vantaggio sull'Inveruno prima inseguitrice sono 10. Sì, dico che alla fine se andiamo a vedere il computo delle occasioni la partita doveva finire 0-0, noi non siamo magari stati bravi nel costruirci delle situazioni pericolose, però altrettanto non l'abbiamo concessa a loro. Secondo me è stata una bella partita con due squadre che si equivalgono,
Io penso che quando due squadre arrivano a non riuscire a calciare, perché comunque sono due squadre forti, organizzate, che poi riescono sempre ad avere il sopravvento sull'altra nel momento in cui devono difendere. E faccio i complimenti a loro che hanno vinto, però io faccio allo stesso tempo i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto. Io penso che alla fine, non so se alla fine ha vinto veramente la squadra che meritava di fare 3 punti, forse ha vinto la squadra che ha avuto un pochino meno pressione sulla partita, noi forse l'abbiamo sentito un po' troppo, pensando che fosse l'ultima spiaggia per cercare di rimetterci in corsa per il primo posto, però dobbiamo comunque prendere spunto dalla prestazione. Questa squadra non ha in assoluto giocato male, nonostante i problemi che stiamo avendo. Una partita che è tutto sommato equilibrata, doveva finire 0-0, tiri in porta 0 noi, 0 loro, poi un episodio, purtroppo per fortuna a nostro favore, l'ha cambiata. Va bene così, per me sono molto contento. Io ho fatto una partita, avevo 2 risultati su 3 e mi andava bene anche il pari. E alla fine abbiamo portato a casa la vittoria, meglio così. Ma quando una squadra entra in campo gioca sempre per vincere, però bisogna fare complimenti alla Sestese, ma io l'ho sempre detto, l'ho vista parecchie volte, non è lì per caso. La Sestese è una grande squadra, gli manca qualcosa forse davanti, però è una grande squadra, giocano molto bene, corrono tantissimo e sono una buona squadra e fai fatica a fargli i gol. Io ho messo in campo oggi una formazione operaia, ho lasciato fuori parecchi giocatori tecnici perché sapevo che era una partita così, che dovevo giocare così. Alla fine sono stato fortunato, d'altronde quando vinci un campionato o cerchi di vincere un campionato devi avere anche fortuna. Qual è, a tuo avviso, la vera forza di questa Pro Sesto, rosa a parte? Ma è l'entusiasmo, che ti dico la verità, dall'anno scorso, io l'anno scorso l'ho vissuto da giocatore, quest'anno da direttore sportivo, c'è un filo conduttore che unisce le due, che unisce i 2 anni, c'è un grande entusiasmo, un grande ambiente intorno alla squadra, una squadra che reagisce sempre ai momenti di difficoltà con grande, grande umiltà e grande voglia. E poi un ambiente che si è costruito intorno alla squadra proprio positivo. Mi direi sicuramente di no, ma con questo più 10 cominciate da domani a programmare la stagione prossima? Ma no appunto. No, sicuramente, come ti dicevo, ci dà un ottimo margine perché è inutile nascondersi. 10 punti sono tanti, però noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo fino adesso, che abbiamo fatto fino adesso, perché faremo un grosso errore a sottovalutare poi altre squadre come la Sestese, come l'Inveruno, come la Sommese stessa, per cui stare ancora sul pezzo, continuare così e allungare ancora se possibile, insomma continuare a fare quello che è stato fatto fino adesso.